Benvenuti al nostro Focus, un'edizione speciale per ripercorrere l'intero anno politico. Il 2012 è stato l'anno del governo tecnico guidato dal Premier Monti, è stato anche un anno pieno di scandali all'interno di alcuni partiti che hanno fatto appunto tremare le fondamenta di importanti partiti italiani. Sono cadute anche delle amministrazioni, come è successo proprio nella nostra regione, nella regione Lazio. Ricordiamo che il governo si è dimesso pochi giorni fa, il 21 dicembre, dopo l'approvazione della legge di stabilità. Due giorni dopo Monti poi ha tenuto una conferenza stampa di fine incarico. Nella sua relazione ha fatto questa dichiarazione: mi ero presentato qui un anno fa e vi avevo rappresentato il quadro periglioso in cui si trovava il paese. In un anno l'emergenza è stata superata e gli italiani possono andare in Europa a testa alta. Questo appunto proprio l'apertura del discorso di fine mandato di Mario Monti. Naturalmente i giudizi nei confronti di questo governo tecnico sono diversi, in alcuni casi positivi, in altri anche fortemente critici. Sicuramente il 2012 è stato un anno molto difficile per gli italiani, soprattutto per la crisi economica che sta attanagliando quasi l'intero pianeta, ma anche appunto per i provvedimenti che il governo tecnico ha dovuto assumere. Bene, allora ricominciamo il nostro percorso e partiamo da gennaio, lo scorso gennaio 2012. Ricordiamo la visita in Italia del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. Ricordiamo che l'Europa ha sostenuto con grande attenzione il lavoro di Monti. Van Rompuy in quell'occasione disse: vorrei dare atto al Presidente Mario Monti del lavoro straordinario che sta facendo, mi auguro che questo piano si possa realizzare in tempi brevi. E noi ascoltiamo, proprio facendo riferimento a quella giornata, al 16 gennaio del 2012, una dichiarazione invece del segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. Grandi temi europei, grandi temi internazionali, è giusto che le forze politiche in alta fiducia al governo dicano la loro e riescano a costruire con le altre forze presenti in Parlamento, che siano disponibili, una posizione nazionale sui temi europei, per rafforzare anche l'iniziativa del governo. L'incontro di oggi è stato, devo dire, molto buono, molto buono. Esiste una posizione negoziale del governo, forte, giusta, secondo noi. Adesso tocca a tutte le forze parlamentari, anche dentro alle rispettive famiglie europee, a sostenere una piattaforma italiana e una piattaforma europea più consapevole che bisogna cambiare registro, perché siamo arrivati all'assurdo. L'Europa resta la più grande piattaforma economica mondiale. Non è possibile che ci siano fondamentali paesi che abbiano dei rating come la Colombia, il Perù o il Kazakistan. Qui c'è qualcosa che non gira nella linea di politica europea. E quindi è giusto che mentre facciamo dei passi noi per aggiustare le nostre cose, ci sia una posizione italiana sulla politica europea. Su questo si sta lavorando e abbiamo dichiarato, come ho già fatto da tempo, l'intenzione e la disponibilità a costruire in Parlamento, con tutte le forze disponibili, non solo quelle che hanno votato la fiducia al governo, una posizione nazionale sulla politica europea. Ricordiamo che il governo tecnico è stato sostenuto appunto dal Partito Democratico, ma anche dal PDL e dall'UDC. Andiamo avanti, la prima parte dell'anno 2012 è stata fortemente impegnata dalla preparazione della riforma del mercato del lavoro effettuata dal ministro Fornero insieme alle parti sociali. La riforma, ricordiamo, è stata approvata il 27 di giugno, ma sono state tantissime le contestazioni che le hanno appunto girato intorno, soprattutto per quanto riguarda la modifica dell'articolo 18. E allora sentiamo una dichiarazione del segretario della CGIL Susanna Camusso, che risale al 21 marzo del 2012. Credo che sia nella memoria di tutti che il grande intervento della finanziaria sono state le pensioni dei lavoratori, oltre che la rivalutazione delle pensioni in essere,
che sia nella memoria di tutti di come è partito il decreto delle liberalizzazioni e come arriva in porto. Tutti hanno, come dire, sono intervenuti, hanno determinato i cambiamenti. Le cose che rimangono sono che non c'è più il contratto nazionale di riferimento per le ferrovie, che i negozi devono stare aperti 7 giorni per 24 ore con la compressione delle condizioni dei lavoratori, non ovviamente con l'incremento dei consumi, perché credo che sia evidente a tutti che quello non è dato, e con l'idea che i tirocinanti delle libere professioni non hanno il minimo retributivo di riferimento. A questo si aggiunge, dalla giornata di ieri, i licenziamenti facili. Mi pare che tutto questo dia il segno esplicito di un governo e di una linea di politica economica e di politica sociale che non guarda, non ha nessuna attenzione ai temi della coesione sociale. Bene, allora, molto critica Susanna Camusso, ricordava anche la riforma delle pensioni, che è stato davvero uno dei primi atti del governo. La riforma era contenuta nel decreto Salva Italia, varato addirittura appunto a fine 2011. Tra l'altro quella riforma aveva ha creato quasi una nuova categoria, quella degli esodati, ovvero quei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per varie ragioni, tra le quali sicuramente la crisi economica, che hanno però un'età troppo avanzata per trovare un nuovo lavoro, ma con la riforma del lavoro si sono trovati anche troppo distanti dal raggiungimento della pensione. Sentiamo come affrontava il tema degli esodati proprio il ministro Fornero lo scorso 31 maggio. Resta la questione degli esodati, che non era un tema di riforma del mercato del lavoro, lo dico qui ancora, lo ripeto. Il decreto su 65.000 persone che si troveranno nel 2013, nel 2014 e alcune anche in anni a venire fuori dagli schemi di protezione sociale e senza diritto alla pensione, sono per queste persone salvaguardate, possono andare in pensione con le vecchie regole. Gli altri, il cui numero, ripeto, è anche non facilmente stimabile, rappresentano un problema del quale il governo cercherà con impegno e determinazione una soluzione. Uno dei partiti che hanno maggiormente contestato l'operato del governo tecnico è stata l'Italia dei Valori, guidata da Antonio Di Pietro. Qui sentiamo una dichiarazione proprio del leader dell'IDV che attacca, commenta gli interventi del governo in tema privatizzazioni. Riteniamo che questo provvedimento, proprio per la presenza di tanti emendamenti di merito, dimostri ancora una volta che questo governo sta privatizzando i fichi secchi, vale a dire che sta privatizzando settori minimali e non interviene sulle grandi questioni, che sono le reti televisive affidate senza gara, che sono i sistemi assicurativi, bancari, finanziari, che sono i sistemi dell'energia. Tutti i settori, cioè, dove il sistema, gli affari sono riservati a una oligarchia di persone e di imprese che si accordano fra di loro in un cartello di imprese spartitorio, lottizzatorio, il cui prezzo non è a libera concorrenza. Allora, è stato un anno dei forti scandali della politica, soprattutto due partiti, due situazioni hanno particolarmente smosso l'opinione pubblica. Uno è quello accaduto all'interno della Lega Nord con il tesoriere Francesco Belsito, e l'altro invece accaduto all'interno di un partito che non esiste più, la Margherita, quindi in qualche modo all'ambito l'attuale Partito Democratico, lo scandalo che ha avuto come protagonista un altro tesoriere,
Luigi Lusi. Qui ascoltiamo una dichiarazione dell'ex presidente della Margherita, Francesco Rutelli, che difende se stesso e naturalmente gli altri nel suo partito dall'accusa di uso illegittimo dei fondi, dei rimborsi elettorali. Tutta la responsabilità è da attribuirsi, appunto, secondo Rutelli, proprio a Luigi Lusi, che avrebbe sottratto quel denaro soltanto per suoi fini personali. Ricordiamo che poi Luigi Lusi, per questo utilizzo del denaro, è finito in carcere. Sentiamo Rutelli. Bene, allora sono andato in procura a presentare un esposto denuncia di 4 pagine per fornire agli inquirenti le ulteriori, secondo me, utili valutazioni sulla azione di depistaggio e di inquinamento dell'indagine da parte del senatore ex tesoriere Lusi, con degli elementi che io penso siano utili e vengano considerati utili per completare dagli inquirenti, per completare quel quadro che vi ho descritto prima, una persona apparentemente integerrima che costruisce una sua linea di straordinaria credibilità, conquista la fiducia di tutti e poi ruba a mansalva all'insaputa di tutti. E oggi dichiara qualcosa che assomiglia a "tutti sapevano". Allora, due parole che si sono sentite molto in questo anno sono spending review, revisione della spesa pubblica. L'incarico di rivedere la spesa, ovvero di risparmiare senza però effettuare veri e propri tagli, è stata affidata al ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, Filippo Patroni Griffi, che in questa intervista dello scorso luglio, appunto, spiega quali saranno, come saranno gli interventi della spending review. No, perché come ho detto ci sono delle compensazioni da fare sui tagli. I tagli sono selettivi, non sono lineari, quindi noi avremo un processo all'esito del quale riusciremo a quantificare per unità di personale, perché dobbiamo prima effettuare la riduzione, poi effettuare le compensazioni in modo da fare dei tagli selettivi e solo dopo potremo sapere misurare per unità di personale questi risparmi. Comunque la cosa importante è che ci sarà una riduzione dell'area di pubblico impiego e di tipo strutturale, e che comporterà da una parte appunto una diminuzione dei costi per la spesa pubblica, ma dall'altra consentirà degli spiragli per effettuare delle nuove assunzioni mirate sui giovani e per le carriere direttive. Allora, invece è stata fortemente contestata poi la revisione della spesa, soprattutto sono proprio scesi in strada, in piede di guerra, si dice, i sindaci italiani, capeggiati da Graziano Del Rio, presidente dell'ANCI, appunto contro questa revisione della spesa, che di fatto mette in forte difficoltà i comuni italiani a proseguire la loro fondamentale attività nella pubblica amministrazione. Quindi sentiamo proprio una dichiarazione, anche questa risale allo scorso luglio, del presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. È una protesta che dice una cosa semplice: i sindaci sono pronti a fare la loro parte per il risanamento del paese. Il risanamento del paese noi lo stiamo già facendo, abbiamo già risparmiato più di 20 miliardi di euro. Si facciano le scelte giuste, però non si può usare un metodo sbagliato che porterà in crisi i bilanci e i servizi, porterà in crisi le comunità locali. Noi abbiamo bisogno di equità, abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo bisogno di fare proposte serie. Questo lo diciamo con responsabilità al governo. Questo è il tempo dell'ascolto e della decisione insieme. Insieme possiamo uscire da questa crisi. Così invece si manderà in crisi il presidio vero delle istituzioni repubblicane, cioè i comuni. Non è tollerabile, manderà in crisi il patto di stabilità, andrà in crisi il bilancio del comune, andranno in crisi i servizi comunali. Bene, allora mettiamo da parte l'operato del governo tecnico e parliamo propriamente di politica, in vista naturalmente anche dei prossimi traguardi elettorali. Si andrà a votare, ricordiamo, a febbraio per quanto riguarda il Parlamento, poi naturalmente ci sarà anche il voto della Regione Lazio per quanto appunto ci riguarda. Allora, parliamo delle primarie del Partito Democratico, che sono state un appuntamento importante. Come sapete ha vinto l'attuale segretario del PD, Pierluigi Bertolaso,
Bersani, ma la battaglia è stata piuttosto accesa. Si trattava di primarie di centrosinistra, quindi oltre ai rappresentanti del Partito Democratico c'erano anche i candidati di Sinistra Ecologia e Libertà e di un altro partito, dell'API. Comunque la battaglia di fatto è stata tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi, il sindaco di Firenze. Sentiamo proprio una dichiarazione di Matteo Renzi che risale allo scorso settembre. Quello però che vorrei dire a tutti e a ciascuno stasera è che noi non si sta facendo questa battaglia delle primarie per cambiare il nome di 10 parlamentari. Stiamo cercando di fare questa battaglia per cambiare il destino di una generazione che è costantemente rappresentata come una generazione priva di domani. Questo è il punto che a me sconvolge. Il mio problema non è cambiare il senatore che fa la finanziaria, il mio problema è capire se rottamando un certo modello, che secondo me ha già dato i suoi frutti positivi e negativi, si cambia finalmente il passo. Allora, Matteo Renzi, che si è presentato un po' come il volto nuovo del centro-sinistra, è soltanto uno dei volti nuovi, perché c'è un'altra forza politica che in questo anno ha acquisito maggiore rilievo e lo ha dimostrato proprio nel corso delle elezioni per la Regione Sicilia. Sto parlando del Movimento 5 Stelle guidato da Beppe Grillo. Allora, noi non ascoltiamo Grillo, ma ascoltiamo Nichi Vendola di Sinistra Ecologia e Libertà, che fa la sua analisi sul successo appunto di questo movimento, il Movimento 5 Stelle. Ma la forza di Grillo è tutta nella debolezza della sinistra. Se la sinistra va in vacanza e rinuncia a occuparsi del mercato del lavoro, della precarietà che sembra il destino esistenziale di un'intera generazione, della paura e della solitudine di chi vive nel mondo del lavoro ogni giorno temendo di esserne espulso, se la sinistra non si batte per il miglioramento delle condizioni materiali di vita di una generazione e di un mondo frammentato e ferito, beh, allora in questa maniera cresce l'onda nera dell'antipolitica e del populismo. Ma per questo io mi sono candidato nelle primarie, perché il centro-sinistra ha bisogno di riscoprire la questione sociale, la lotta alla povertà e di capire che la giustizia sociale non è soltanto tutela di diritti soggettivi, è anche l'unica benzina che può funzionare nel motore della ripresa economica. E comunque la candidatura di Nichi Vendola ha avuto un ottimo risultato appunto alle primarie del centro-sinistra, una forte affermazione che si è sentita particolarmente nella nostra città. Partiti che nascono, partiti che si rafforzano, partiti che si disgregano, però in vista delle nuove elezioni sono nate diversi nuovi movimenti. Dunque intanto c'è stata una scissione e questa è avvenuta di recente, a novembre, all'interno dell'Italia dei Valori è uscito Massimo Donadi, che ha dato vita ad una nuova forza che si chiama Diritti e Libertà. Il 22 novembre appunto ha annunciato la nascita di questo nuovo partito. Sentiamolo. Oggi con questa nostra iniziativa nasce un partito a energia pulita, perché qui lo diciamo e lo confermeremo ufficialmente inserendolo anche nel nostro statuto. Nasce un partito che non chiede e non chiederà mai finanziamenti pubblici. Noi vivremo con i contributi dei nostri aderenti, dei nostri militanti, dei nostri dirigenti, dei nostri eletti e se ci saranno e lo vorranno, modello americano Obama insegna, con i contributi che i cittadini riterranno di darci non anticipatamente ma a posteriori per il lavoro buono o meno buono che avremo fatto. Quindi nasce un partito a energia pulita. Quindi questo partito nasceva il 22 di novembre, il 21 di dicembre, quindi pochi giorni fa, è nata un'altra forza, anche questa dalla scissione da un partito più grande, sto parlando del PDL, e la nuova forza si chiama Fratelli d'Italia. L'hanno fondata l'ex ministro Giorgia Meloni insieme a Guido Crosetto. Sentiamo la Meloni. Fratelli d'Italia è il nome evocativo che abbiamo scelto per questo nuovo movimento di centrodestra nazionale, un nome che vuole dire che la nostra missione è il bene e il futuro del popolo italiano, che sogniamo un'Italia nella quale il noi possa venire prima dell'io, nella quale l'interesse complessivo della nostra nazione sia l'elemento centrale per qualunque persona che si occupi del bene comune e della politica. Vuol dire anche un'Italia
che vuole essere rispettata sul piano internazionale, un'Italia nella quale il popolo deve poter scegliere i propri governi, nella quale si riesce a non avere la pretesa di dare ordini agli altri, ma neanche di accettare ordini dagli altri. Quando farete le primarie? Nei prossimi giorni valuteremo come consentire agli italiani di scegliere i candidati, chiaramente i tempi sono molto ristretti e quindi bisognerà trovare delle modalità abbastanza veloci, ma noi vogliamo che siano gli italiani a poter indicare i parlamentari, perché la chiusura dei partiti politici rispetto al diritto di scelta degli italiani è stato uno degli elementi che ha allontanato anche noi e che ha allontanato tanti dalla credibilità della politica. Fratelli d'Italia è nato dopo che l'ex premier, oggi nuovo candidato per febbraio, Silvio Berlusconi, ha deciso di scendere in campo direttamente, quindi di rinunciare ad effettuare le primarie, come invece si era detto per molti mesi appunto, all'interno del Popolo della Libertà. Silvio Berlusconi in questo ultimo scorcio d'anno ha cominciato a ripresentarsi di fronte alle telecamere dopo parecchi mesi di silenzio, è spesso presente alle trasmissioni televisive di diversi canali nazionali e ha rilasciato interviste anche all'agenzia Vista, quella che ci fornisce appunto i servizi che vi stiamo proponendo, che vi proponiamo sempre durante l'anno. E quindi sentiamo proprio un estratto dell'intervista di Silvio Berlusconi all'agenzia Vista, insomma, che dimostra la forte volontà con la quale torna appunto in prima linea in politica in vista appunto delle elezioni di febbraio. Presidente Berlusconi, partiamo dal programma con cui il PDL si presenta a queste elezioni. L'IMU è uno dei punti forti e lei ha detto io toglierò l'IMU, ha avuto già delle critiche, Bersani dice sono delle favole. Che cosa risponde? Che intanto abbiamo già nel 2008 presentato nel nostro programma l'impegno a togliere l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, e l'abbiamo fatto addirittura nella prima seduta del Consiglio dei Ministri e quindi c'è già un precedente circa un'imposta sulla casa. Questo governo dei tecnici ha ritenuto di gravare la casa di questa ulteriore imposta. Noi abbiamo una convinzione assolutamente precisa, riteniamo che la casa sia sacra, che la casa non si debba toccare, riteniamo che la casa sia il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di fondare la sicurezza del proprio futuro e quindi che sulla casa non si debbano mettere imposte, né oggi né appunto mai. E quindi siamo certi che nella prima seduta addirittura del Consiglio dei Ministri si potrà abrogare questa imposta per il 2013. Abbiamo anche già preparato il disegno di legge con la previsione di recupero di questi 3 miliardi e 800 milioni che si sottraggono ai comuni. Quindi i comuni riceveranno questo importo che lo Stato, in attesa di una risistemazione di tutta la spesa pubblica, che però impiegherà dei tempi più lunghi, lo Stato con delle leggere modifiche a delle imposte sugli alcolici, sui giochi, sulla birra, sull'alcol etilico, eccetera, ha già individuato 1, 2, 3, 4, 5 punti di ripresa di questi soldi che verranno appunto versati ai comuni, perché l'IMU proprio ai comuni deve andare per consentire ai comuni anche di uscire da questa situazione attuale, che molto spesso non hanno le possibilità di organizzare i servizi sociali per la loro popolazione. Allora, la ricandidatura di Berlusconi è arrivata un po' a sorpresa, come un po' ha sorpreso anche la salita in politica di Mario Monti, il premier appunto tecnico che ha appena lasciato il suo incarico, guiderà in qualche modo un gruppo per appunto in vista delle prossime elezioni, quindi potrebbe tornare ad essere nuovamente premier anche l'anno prossimo. Veniamo però, ascoltiamo anzi le dichiarazioni di Monti effettuate appunto il 23 di dicembre nel suo discorso di fine mandato e dove appunto Monti illustra la sua agenda.
Ora, a quelle forze che manifestassero, che manifesteranno un'adesione convinta e credibile, io sarei pronto a dare il mio apprezzamento, incoraggiamento e, se richiesto, guida. E sarei anche pronto ad assumere un giorno, forse, se le circostanze lo volessero, le responsabilità che mi venissero affidate dal Parlamento. Questo quindi è il modo in cui mi rapporto con la fase politica che si apre adesso. Ho voluto dirlo con grande trasparenza, non so se con grande chiarezza. Non coinvolge questa mia presa di posizione ovviamente nessuno dei ministri che con me hanno collaborato e di cui sono orgoglioso. Loro stessi possono avere idee coincidenti, totalmente divergenti, parzialmente divergenti, ma mi è sembrato utile, dato che non è facile uscire da un'operazione come quella che siamo stati chiamati a fare, e che io credo, insomma, nel rassegnare definitivamente le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, gli ho detto solo tre parole: missione compiuta, Presidente. E mi sembra giusto dare all'opinione pubblica un quadro di riflessioni che nascono da questa missione. Grazie. Dunque il 2013 indubbiamente dal punto di vista politico si presenta come un anno molto vivace, insomma lo inizieremo in campagna elettorale, per Roma poi sarà ancora più vivace perché terminati insomma gli appuntamenti delle politiche, delle regionali, si andrà al voto qualche mese dopo anche per eleggere il nuovo sindaco di Roma Capitale, quindi insomma ci sarà molto di cui parlare dal punto di vista politico. Naturalmente Roma 1 seguirà tutti questi eventi con attenzione e vi invitiamo naturalmente a utilizzare la nostra televisione per continuare appunto a tenervi informati sulla politica cittadina e non solo. A me non resta che augurarvi un nuovo anno pieno di buone notizie. Arrivederci.